Giovanni Letizia, segretario provinciale per la CISL, siamo qui nella sede della CISL di Caserta per commentare quello che ieri è stata una giornata significativa. Sì, noi ieri abbiamo avuto un incontro in Regione Campania sul precariato nella sanità, un lavoro fatto anche dalla Confederazione regionale, e qui va il nostro ringraziamento alla nostra segretaria generale Doriana Buonavita, che ha perseguito con tenacia anche lei questo impegno insieme a noi. Mi ha fatto un'intesa che noi definiamo buona, perché ci apre ad una prospettiva, ci apre ad un ragionamento. Noi in provincia di Caserta abbiamo tantissimi lavoratori e lavoratrici che vivono questa condizione di precarietà nella sanità e abbiamo l'obbligo, il dovere, l'impegno sia per loro, ma sia per rendere anche più efficiente il sistema salute, perché i servizi vengono offerti al meglio, con più qualità, perché si può immaginare come chi è precario, oltre a vivere una condizione difficile, è evidente che presta un'opera anche in una condizione di particolare tensione emotiva e psicologica. L'accordo di ieri traccia un percorso importante. La Regione Campania accoglie, il dottore Postiglione era al tavolo della Regione Campania, accoglie le nostre proposte, ovviamente le inserisce all'interno del decreto legislativo 75 del 2017, comma 1 e comma 2, perché quello è il campo nel quale ovviamente noi dobbiamo agire. Si impegna a fare una ricognizione su tutto il personale in tutte le aziende, e credo che questo sia l'inizio di un lavoro che noi dobbiamo continuare a fare e che noi auspichiamo ci porti alla stabilizzazione, e per questo ovviamente la CISL è impegnata a conseguire questo risultato e a dare la risposta a circa 200 lavoratori e lavoratrici che sono precari nella sanità qui a Caserta. Allora possiamo dire che a questo punto bisogna fare un nodo per non dimenticare e casomai darci un nuovo appuntamento per seguire questa vicenda. Guardi, tra tutte le vicende che attraversano il territorio, quella del precariato io credo che sia uno dei temi principali ai quali la CISL ha dato sempre tanta importanza. E importanza perché questa forte precarizzazione ovviamente toglie prospettive, orizzonti, penalizza la qualità del servizio, ma noi dobbiamo anche recuperare, io dico, anche un'immagine sul territorio, e dobbiamo partire dalle cose che sono possibili. E qui ci sono le condizioni per dare la risposta. E perché anche la Regione Campania recuperi un rapporto con il territorio, dia qualche segnale di svolta e di cambiamento. Certo che non basta solo questo, noi abbiamo tante altre situazioni complicate dal mondo del lavoro, dell'industria, voglio dire, pure vive grosse difficoltà, però è evidente che una forte attenzione su questo tema, la risoluzione di questa problematica, è evidente che dà un segnale di svolta al territorio, di sicurezza di tanti lavoratori e lavoratrici, di tanti giovani, di tante mamme, anche di tanti papà. Rendiamo sicuramente il sistema sanitario più efficiente, diamo una risposta ad un territorio che è in attesa da anni di qualche risposta. Ieri è stato aggiunto un tassello importante a questo mosaico che già a febbraio aveva visto un piccolo passo in avanti nel rapporto tra il precariato e un accordo, grazie a voi, con la Regione Campania. Sì, chiaramente trattasi di circa 350 unità lavorative che stanno nella ASL di Caserta e sono dei lavoratori Co.co.co., Co.co.pro e partita IVA. Sono dei lavoratori questi che ormai sono strutturati perché comunque lavorano da 15 anni e dobbiamo dire che il loro rapporto di lavoro non comprende né un giorno di ferie, né tantomeno un livello retributivo adatto alla loro qualifica. Quindi era una cosa da fare immediatamente. Non è possibile che l'ASL di Caserta e la Regione Campania può avere dei professionisti, Co.co.co.pro, assunti da circa 15 anni senza trovare una soluzione. Finalmente le confederazioni CGIL e CISL con il presidente De Luca hanno fatto l'accordo cornice, un accordo quadro. Su quell'accordo quadro ieri è iniziata una nuova epoca per questi lavoratori. Finalmente c'è uno spiraglio di luce, abbiamo iniziato il tavolo tecnico e nel tavolo tecnico abbiamo detto la prima cosa: dobbiamo sapere i numeri,
perché ci sono, è chiaro, ci sono centinaia e centinaia di lavoratori in tutta la regione Campania. A Caserta ce ne stanno un po' in più perché sono stati l'autore del PTRI, quindi con il dottore Rotelli, diciamo che il rapporto Coco-Coco-Coco-Pro a progetto è nato proprio all'ASL Caserta 2, quindi l'avvertenza sanità dei precari a Caserta è differente dalle altre aziende, quindi c'è da parte nostra, della CISL di Caserta, molta attenzione perché insomma, questi professionisti certamente non sono più giovani, non sono ventenni, hanno passato già 15 anni di lavoro nella struttura e loro devono trovare adesso la soluzione base. La soluzione base è quella adesso che facciamo un atto ricognitivo, quindi il direttore generale dell'ASL Caserta e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Ferrante e Mario De Biase devono fare l'atto ricognitivo. Fatto l'atto ricognitivo in 7 giorni, quindi la regione manderà una circolare esplicativa, che in 7 giorni devono fare tutto, come dire, la ricognizione di tutto il personale e laddove opera. Fatto questo io credo che procederemo molto celermente alla soluzione finalmente della, come dire, della stabilizzazione dei precari. Voglio approfittare della sua presenza e della sua profonda conoscenza nel settore. Ha parlato di regione, ha parlato di sanità. Siamo a Caserta, le chiedo il policlinico. Il policlinico ci vuole tempo, purtroppo. Abbiamo questi 300-400 posti letti in meno e dobbiamo cercare, nell'attesa appunto che finalmente i lavori vanno avanti, questo sì, ma il problema regionale, come ogni regione, i posti letti li abbiamo individuati, la struttura c'è, ma noi dobbiamo adesso fare il fabbisogno del personale e se la regione fa sul serio non si può aprire un policlinica senza personale, senza, come dire, è come aprire una struttura e poi dobbiamo avere l'autorizzazione, un po' come l'ospedale del mare, abbiamo aperto l'ospedale del mare e non abbiamo il personale. Io dico che deve andare insieme. La struttura va avanti, ma già con la regione dobbiamo iniziare a parlare della struttura, della tecnologia, dei mezzi e del personale. Così finalmente, probabilmente tra 4-5 anni potremmo incominciare ad avere una struttura finalmente che possa dare delle risposte specialistiche, perché noi a Caserta abbiamo sì l'azienda ospedaliera di Caserta e l'ospedale di Aversa. Sono due ospedali grandi che ricevono quasi tutta la popolazione, perché sono gli unici due ospedali che possono dare una risposta specialistica, però con una forte carenza di personale e di tecnologia. Quindi nell'attesa del policlinico noi come CISL, come dire, rilanciamo il modello sanità che deve essere più territoriale che ospedaliero. Noi abbiamo due pronto soccorso, Aversa e Caserta, molto ma molto, come dire, carichi di lavoro. Noi dobbiamo decentrare questi due pronto soccorso e dobbiamo attuare quello che è un dipartimento di emergenza per salvare la vita umana. E la CISL sta spendendo molto. Incominciamo nelle more del policlinico di incominciare a creare quelle strutture di emergenza, io dico di oncologia. Caserta si muore ancora, lo sappiamo, terra dei fuochi, non voglio dire sempre negativamente, però la percentuale è alta dei morti per malattie, per neoplasie. Allora, nel momento in cui il cittadino casertano sa di avere un tumore, in questo momento nella provincia di Caserta e forse anche in regione Campania per le liste di attesa è costretto ad andare fuori. E questo è un danno, è una beffa per i cittadini casertani. Siamo con Pierluigi, lui la prima voce per questa giornata davvero importante a conseguenza di un altro tassello messo ieri nel rapporto tra i sindacati e la regione Campania, quindi con il governatore De Luca. Il precariato nella sanità e se l'è vissuto in prima persona. Io sono un ginecologo, sono precario da 5 anni con un contratto a progetto e Caserta è la provincia che ha più precari in assoluto in regione Campania e con precari che ormai definiamo storici, oltre i 15 anni, e quindi è chiaro che è un problema sentito, mancano le ferie, manca la malattia, manca la tutela della gravidanza, quindi manca praticamente tutti i diritti che sono propri di un lavoratore. Ieri ci fa piacere perché è stato comunque fatto un passo in avanti. La CISL di Caserta c'era, anche
una delegazione di precari, quindi siamo stati presenti e ci sentiamo tutelati dal sindacato. Ci fa anche piacere che in verità abbiamo notato che tutte le sigle sindacali si sono della triade CGL, CISL e UIL comunque si sono mosse in un'unica direzione e accogliamo questo primo passo con piacere, però ci auguriamo che davvero queste procedure si snelliscano e siano veloci. In ogni caso il decreto Madia ci mette dei limiti temporali che speriamo vengano rispettati, quindi in primis il 30 di marzo con le vie delle procedure di reclutamento, in realtà dovrebbero partire oggi, ecco, con una circolare regionale, e poi l'applicazione, chiaramente l'applicazione entrando nel merito dei vari profili, quindi Cococò, Cocopro e partita IVA, perché chiaramente i subordinati hanno un canale preferenziale che è dato dal comma 1 della Madia e quindi seguono un percorso diverso, però i veri precari oggi è chiaro che invece sono proprio quelle categorie definite flessibili. Invece noi rappresentiamo la tutela della salute in carcere dell'ASL di Caserta, assunti con contratto a partita IVA da 7 anni. Diciamo, già il contesto è difficile da lavorare, in più ci si mette, diciamo, il disagio, la precarietà, quindi la non sicurezza lavorativa, e che significa che, diciamo, uno non lavora tranquillamente anche nelle strutture. Rappresentiamo le strutture delle carceri di Santa Maria, Carinola, la REMS, dove sono allocati tutti i detenuti ex OPG, quindi tutti quelli dismessi, dove ci stanno situazioni particolari, quindi senza tutela, senza un'assicurazione, senza un'infortunistica, lavorare in un contesto, diciamo così, un po' particolare, senza una tutela lavorativa. Sono Daniela, fisioterapista, precaria da 12 anni e noi rappresentiamo, diciamo, coloro che sono entrati pur avendo superato una selezione pubblica, una regolare selezione pubblica per titoli e colloqui, rispondendo ad un bando pubblico. Paradossalmente, essendo figli di un Dio minore, cioè in quanto per tanti anni la Regione Campania, l'ASL, le ASL non potevano, avevano il divieto di assumere, siamo stati assunti sotto le false spoglie, diciamo così, ingabbiati in una tipologia contrattuale che non ci tutela, non ci dà dignità. Io da madre non ho potuto avere i permessi per i miei figli, ho avuto un problema molto grave oncologico e non sapevo cosa fare, se pensare più a curarmi o avere quell'angoscia di perdere il lavoro, perché non sono stata tutta, è stato un periodo bruttissimo, non ho potuto vivere la mia malattia nemmeno con quella tranquillità e serenità di dire il mio posto di lavoro viene tutelato, e fortunatamente, diciamo, le cose sono andate bene, quindi il percorso, diciamo, di cura è stato veloce, quindi sono riuscita ad inserirmi subito, è stato, diciamo, subito di nuovo al lavoro, ma anche quello è stato un trauma, quindi è un lavoro, è una condizione quasi, oserei dire, disumana.